Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Farm Manager World, un gioco che è il seguito di Farm Manager 2021 e Farm Manager 2018. Non so dirvi ancora il prezzo perché l'uscita è prevista per il 29, siamo al 25, quindi sto registrando prima dell'uscita del gioco in via ufficiale. E la grande dubbio che hanno gli utenti è: perché fare un altro gioco quando ce ne sono già due molto simili? Beh, qua non so dirvi se il vecchio gioco aveva il multiplayer. Qua c'è, e c'è la possibilità di unirsi col codice amico e quindi giocare insieme, condividere la farm. Ma questa volta esce in Early Access, il gioco ci rimarrà almeno un annetto e quindi lo vedremo evolvere nel corso del tempo con aggiornamenti anche in seguito a quello che avrà da dire la community. Il gioco, per quanto riguarda il single player, si divide tra la campagna, la modalità libera dove possiamo selezionare una delle due ambientazioni, europea e America centrale, poi arriverà anche l'Asia, con la possibilità di simulare anche incendi, incidenti, elettricità e un livello di difficoltà che va da facile, medio, difficile, estrema per quanto riguarda i salari, prezzi dei prodotti, raccolto, produzione animale, contanti. Il gioco ci dà anche la possibilità appunto di gestire sia i campi che i macchinari, l'usura dei macchinari, l'assunzione di operai e la realizzazione magari di un... perché nei primi giochi erano usciti diversi DLC, aggiungevano la possibilità di fare l'industria vinicola, quindi coltivavamo la vite, raccoglievamo, raffinavamo, insomma c'erano tutte quelle cose lì. Oltre che la modalità scenario, il gioco è tradotto in italiano non completamente ancora, infatti ci sono diverse cose. Qua potete fare la Polonia anni 90, quindi anche il gas magnate, quindi possibilità di produrre carburante, contro la natura, insomma ci sono diverse cose. Ma noi proviamo la campagna. L'Europa è la campagna durante la quale prenderai le basi dell'agricoltura. Lo vediamo, lo iniziamo insieme e vediamo che cosa da dirci questo titolo. Tanti hanno il dubbio appunto perché dicono abbiamo comprato i vecchi capitoli, hanno delle recensioni diciamo per lo più positive, quindi un gioco buono. È un po' diverso dal solito perché non si guida direttamente il trattore, ma diamo i compiti ai nostri operai che possono essere stagionali o meno. Io vi dico a primo impatto quello che vedo ora e quello che ho visto già negli altri capitoli. Magari questa volta hanno voluto iniziare con questo Early Access in modo da essere più forse onesti, trasparenti e dire: ok, il gioco ha già delle funzioni, le prende dal vecchio titolo, miglioriamole insieme. Potrebbe essere questo. Ciao, sono Tom, il tuo assistente. Sullo schermo puoi vedere il terreno acquistabile per avviare una fattoria. Vuoi dare un'occhiata per vicino? Io compro comunque. No, compriamo. Guardati intorno con Buzzed, muove la visuale. Puoi ruotare con Q ed E, anche il tasto centrale del mouse. Vai a vedere, ci sono i buchi nel muro posteriore della casa. Ok. Niente buchi. Avvicinati per controllare se c'è della muffa. Puoi zoomare, ok, e niente muffa, ok, non c'è la muffa, almeno ci credo. Ti consiglio di scattare la foto prima di firmare il contratto. Icona della macchina fotografica, per nascondere l'interfaccia puoi fare catture con la sua F12, vabbè, facciamo F12, ma tanto ho disattivato l'overlay di Steam, quindi tecnicamente mi sembra ottimo, complimenti. Il prezzo è 500.000 F, che sono questa moneta. Abbiamo 1.000.000, un po' tantino, ma va bene. Puoi visualizzare il saldo, ok. Con un terreno come questo potrai conquistare il mercato europeo. Ci stai? Sì. Diamo il benvenuto a nuova proprietà, ti spiegherò come si coltiva. Ok. L'icona sotto dell'ingranaggio, che è questo. Ci sono impostazioni utili per salvare il gioco, quindi salviamo il gioco e vediamo, perché lo scopo di questo video è, come al solito, farvi capire se il gioco può fare per voi oppure no. Va bene, clicca sull'icona del quaderno per controllare i tuoi compiti, e qua abbiamo segui le istruzioni di Tom. Fai clic su l'icona crea campo, che è questa, vedete che poi ci sono tutte queste, gestiremo anche l'energia, creiamo il campo. Io non so, il terreno che abbiamo comprato è questo, ok, questa è la nostra casa, e la casa è in genere il luogo dove viviamo noi. Poi possiamo creare gli alloggi per gli stagionali o per quelli assunti, diciamo, fissi. Hai ricevuto un avviso, non ci sono strade per collegare il campo.
Fai clic sul punto di domanda per visualizzare gli avvisi. Ok, questo. Assegno un dipendente. Connessione strada mancante. Perfetto. Tutti i campi e edifici devono essere collegati alla strada principale. Quindi andiamo qui. Prendiamo la strada. Asfaltata costa... No, sterrata costa la metà. Quindi andiamo al campo con la strada sterrata. 150 anziché 300. Bisogna pensare all'economia. È bello fare questo ragionamento quando le risorse sono più limitate, la difficoltà è più elevata, ovviamente. Se desideri eliminare edifici non necessari per eliminare, ok, l'icona bulldozer. Ok, buono sapersi, non intendo farlo ora. Per il primo campo consiglio di scegliere una pianta che cresce bene nel clima locale. Fai clic sull'icona del clima per visualizzare le varie, ok, che è qua. Ok, siamo ad aprile. Poi dobbiamo scegliere la prima coltura. Fai clic su un campo per aprire la finestra con tutti i dettagli sulle piante. Ok, quindi qua abbiamo una minima di 5, una massima di 13, pioggia 30 mm, neve niente. Ovviamente la neve se ne parla da novembre a marzo. Clicchiamo sul clima europeo, quindi farà una media tra tutti i climi. Scegli l'uva spina, è The Witcher questo. Scegli l'uva spina, ok. Uva spina. Tradotto bene fino a questo momento. Vediamo se digito uva spina. 39 pezzi e ci costa 75, crescita in 50 giorni, 161 kg di rendimento, reddito massimo di rendimento 717, il pH ottimale del terreno che è 5 a 7. Questo è la gamma azoto ottimale, questo si faceva in Catalan Crops, la miscela. Umidità ottimale e temperatura ideale, quindi io direi che scegliamo questa. Per coltivare il campo ti servono dei lavoratori. Ok, qua abbiamo il campo, qua vediamo tutto, limite temperature, abbiamo tutte le varie cose, concimazione pH, concimazione azotata, diventa abbastanza interessante, abbastanza magari molto interessante direi. Costruisci sulla barra inferiore, categoria sociale, una casa per dipendenti stagionali, come vi dicevo è uguale a quello vecchio. Quindi la posizioniamo qui, è già sulla strada, ci costa 40.000. Casa di dipendenti, ok, con la porta rivolta verso la strada. Mannaggia, spero di averla fatta giusta, comunque vediamo, al massimo creiamo una stradina e li mandiamo subito. No, mi sa che ho sbagliato, voleva farmelo ruotare, ma vabbè, vediamo. Vabbè, me la costruite, acceleriamo un po' i tempi. Ok, no, la strada dovrebbe essere giusta, ok. Ok, assegno un dipendente. Quindi qui dobbiamo assegnare un dipendente. Non c'è elettricità, no, collegati sì. Allora, qua praticamente devono essere collegate le linee elettriche, eravamo già andati avanti, non me ne ero accorto. Che è strada, linea elettrica, seleziona un trasformatore elettrico e posizionalo vicino all'edificio, dopodiché tira una linea elettrica da uno dei sei pali della strada. Ok, quindi andiamo qui, prendiamo questo, creo qui il palo elettrico. Ah ok, lo collego qua, ok. Quindi abbiamo alimentato. Assumi lavoratori nella casa per i dipendenti stagionali finché lavorino nei campi. Imposta il periodo d'assunzione dal 1 aprile al 30 ottobre. Aumenta leggermente il salario per trovare lavoratori più rapidamente. Ok, stipendio al mese 1.200. Periodo d'assunzione dal 1 di ok, al 30 di ottobre. Quindi dal 1 aprile al 30 ottobre. No, io voglio che voi siate felici. Vi do 1.380, che non è tanto comunque, però. Però proviamo, beh, vediamo. Numero di lavoratori 5, perfetto. Per inviare i lavoratori sul campo di Vaspina, fai clic sul campo per selezionare modalità di lavoro, disattiva il lavoro con le macchine, attiva quello manuale. Ah, ok. Scusate, ma... Disinfestazione. Ok, qua. Lavoro con le macchine, lavoro manuale. No, piantate... Ok, non hanno il campo, non hanno, scusate, ci vuole un po' di tempo, ok. Sì, devo fargli una strada magari, vabbè che...
tutto a mano. Finché non hanno i macchinari, stavo dicendo. Siamo già velocizzati al massimo. Possiamo andare da vicino a vedere cosa stanno facendo. Sono 5 dipendenti, che sono questi. Sbarbaro, Nicola Scotti, Luigi Viola, Ludovica Sauro. Va bene, allora. Qua, casa del proprietario, manutenzione zero. Possiamo vedere le macchine, acquistare le macchine, va bene. Tuo edificio non funziona. Ah sì, vabbè, questo ci pensiamo dopo. Torniamo qua. Ora, creare da te un secondo campo, questa volta più grande, in cui si possano lavorare 5 persone. Scegli la coltura che vuoi, piantarci. L'elenco delle colture indica la resa stimata in termini. Ok, quindi creiamo un altro campo. Qui. Creiamo un secondo campo per 5 persone. Quindi questa qui, vedete, 3-6 mi dà 2-5, 3-6. Da 2 a 5, perfetto. Creiamo una stradina. Vediamo, così. Così magari ci mettiamo anche i mezzi tra uno e l'altro. Lo stiamo aspettando che il raccolto del campo sia pronto. Questo è un buon momento per osservare i dettagli della finestra campo. Vuoi che ti spieghi tutto? Ma mi hai appena dato un compito da fare. Ti ascolto. Fai clic su un campo per aprire la finestra. Sotto vedrai lo stato di crescita. Ok, quindi praticamente io clicco qui e vedo lo stato di crescita. Parametri del terreno. Attuale. Stai coltivando, ok. Stai coltivando, vedete qua, ok. Nella sezione modalità di lavoro puoi automatizzare il lavoro manuale o con macchine. Se non ne selezioni nessuno dovrai inviare personalmente il lavoratore al campo, ok. Praticamente qua è la pompa, quindi di equipaggiare il campo con un sistema di irrigazione così da non doverlo fare manualmente. Sarà disponibile dopo che il sistema di irrigazione... Ok, piazziamo una pompa vicino. La disinfestazione, per, praticamente questo è per sparenti insetti, antifunghi e anti-erbacce. Qui puoi scegliere il tipo di fertilizzante chimico o naturale che userai per fertilizzare il campo. Qui puoi usare la rotazione delle colture, alternando tra il tipo... Ok, la condizione del campo si deteriorerà se la pianta cresce in un ambiente subottimale. Peggiore la salute del campo, minore sarà raccolto, ok. Se mi facessi vedere, mannaggia. Ok, questa è la condizione, ok. L'umidità attuale del campo è indicata qui. Ah, abbiamo valore, ok. Avviare l'irrigazione, fare attenzione, la pioggia aumenterà l'umidità e troppa umidità può danneggiare le piante. Dobbiamo fare attenzione anche se piove o meno, in modo da forzare o meno l'irrigazione. Mi pare che questo non ci fosse nel vecchio capitolo. Infine, una lista di tutti i lavori, poi non lo so perché non l'ho provato con i DLC. Se non è abilitato il lavoro automatico, clic su uno dei lavori possibili. Ok, no, dovrei averlo, ma automatico. La rattura sta coltivando, ok, dai. Le tue piante crescono, costruisci un magazzino dove i lavoratori possono conservare il raccolto. Saranno loro, ok. Ok, quindi... Magazzino, quindi costruiamo il magazzino. Cosa bisogna avere sempre pieno? Il magazzino. Quindi lo facciamo qua. Al lato della strada, dai. Facciamo la stradina. E poi lo facciamo anche così, va. Così almeno. Ok. Assicurati che... Ok, quindi facciamo la porta... Ah, questo è il... Vediamo se magari... Ok, no, facciamo questo. Ok, e lo colleghiamo a questo. Perfetto. Presto potrai iniziare a vendere i tuoi prodotti. I prodotti che vendi, quelli che vanno... Ok. Quelli che vendi, quelli che compri vanno nella casa padronale, fattoria. Fai clic su di essa, ok. La casa padronale al momento non ha ancora prodotti in vendita, non c'è da stupirsi. L'edificio funziona solo quando vi assegni un dipendente fisso. Costruisci una casa per i dipendenti fissi vicino alla casa per quelli stagionali. Perfetto, quindi dobbiamo piazzare come si faceva nel primo. Casa per lavoratori fissi accanto a quella dei lavoratori stagionali. Quindi le piazziamo anche qui
l'uscita la mettiamo qui, ok, alimentata anch'essa, quindi possiamo accelerare un pochino i tempi. Dopodiché ci faranno acquistare i mezzi. Fai clic sulla casa per dipendenti fissi, poi fai clic su assumi. Puoi vedere la schermata, ok, fai nuovamente clic sulla casa, se no aspettate. Puoi vedere la scheda personale, assumi. Su assumi, ok, mi apre questo. Puoi vedere la scheda personale. Seleziona una persona, disattiva i suoi permessi per il lavoro manuale con le macchine e per la guida di macchine, perché avrà i compiti più importanti da assegnarle. Infine fai clic su assumi, ok. Allora, fai clic, allora aspetta. Seleziona una persona, disattiva i suoi permessi per il lavoro manuale. Ah, ok, assumi. Perfetto, abbiamo assunto anche questo. Fai clic sulla casa padronale, assegna questa persona, assegno personale, lui. Lui sarà Stefano Columbo, sarà il nostro fattore. Presto potrai vendere la tua coltura e guadagnare in profitto. I prezzi fluttuano in continuazione, saranno felici, più produttivi se vivono vicino al luogo dove lavorano. Creano edifici, fai attenzione, ok, se è rosso significa ok. I dipendenti vanno pagati anche quando hanno concluso il lavoro nei campi, quindi cerca sempre di avere nuovi compiti per loro. Compra una serra e fai clic su di essa. Quindi? Compra una serra. No, qua possiamo vedere il mercato. Qua abbiamo tutti i nostri dipendenti, i campi che abbiamo, che non abbiamo ancora assegnato, tra l'altro. La serra è questa. Bene, la serra la mettiamo magari di qua. E ci pensiamo subito la strada. Tanto c'è. Sì, un po' bruttino così, ma non abbiamo segnato questo. Bisognerebbe capire qual è la coltura giusta. Pianta la più raccolta in un anno. Bio, pianta perenne, integrale. Non saprei onestamente. Da 15 a 40 gradi, da 12, da 4. Mettiamo le ciliegie. Mettiamo le ciliegie. Che se non è subito fatto, ma va bene. Trattore rega. Ok, compra una serra, fai clic su di essa. Adesso gliela facciamo finire di costruire. Aspettiamo, acceleriamo un pochino i tempi. Come prima coltura della serra scegli la guava, ci mette molto tempo a maturare ma dà un raccolto molto ricco. C'è sempre la terriccia migliore. La guava a 25 gradi Celsius, ok, quindi vediamo guava, ok, guava. Imposta la temperatura preferita, 25 gradi, carina questa cosa, 25, perfetto. Conosci già le basi, prima di fare il nuovo investimento dobbiamo cercare le tue finanze. Clicchiamo qua e ci fa vedere mensile e vediamo. Devi cercare di aumentare il reddito della tua fattoria. Potrebbe essere quella di allevare animali, galline o capre. Carpe? No, capre sarà. Galline. Costruisci un piccolo pollaio. Lontano dal magazzino. Non posizionarlo lontano dal magazzino. Per... Ok, quindi praticamente andiamo a piazzare il pollaio. Qui. Acceleriamo i tempi. Perché poi si andranno anche ad acquistare al concessionario i mezzi. Mercato delle macchine, che loro poi andranno a utilizzare in base alla necessità, quindi tutto il lavoro che hanno fatto fino a questo momento lo faranno però con i mezzi, quindi molto più rapidamente. Ok. Il pollaio non lo... Cosa riescono? Perché?
Non so perché non lo costruiscono. Fammelo demolire, lo rifacciamo. Mettiamo qua. Ci pensiamo già alla stradina. Ok, adesso l'ha fatto. Assegna personale. Al momento ok, posso assumere un membro del personale. Un piccolo silo per il mangime. Ok, silo per il mangime. Qui. Mettiamo sempre qui. Perfetto. Assegna un dipendente che si occupa degli animali. Fai clic sull'icona animali per trovare le persone che sono particolarmente dotate. Ok. Allora... Ah, ok. Vai sulla casa per dipendenti fissi, quindi questa. Assumi. E il simbolo degli animali. Ok, e quindi si fa vedere quelli per gli animali. Posso assumere una persona. Dotata nel lavoro. Ok, tolgo questo, questo e questo. Lo assumo per il lavoro. Perfetto. E ora lo assegno al pollaio. Ho questo, ok, ho segnato un altro lavoratore. Compra galline, compra 5 galline da uova giovani. Ok, non so da dove, però animali acquista. Gallina da uova giovane, 5. E 5 adulte. Perfetto. Ah, ho già consegnato, ok. Con la velocità veloce ci si gode meno le cose, però. Scegli mangimi diversi per le galline, come grano, lupini, mais e soia. Un cibo diversificato aumenta la produzione. La, ok, quindi... vabbè, gli diamo un po' tutto, dai. Ok. Nella barra inferiore, senza mercato, anche il cibo biologico possiamo... Ah, ok. E devo selezionare operazione automatica, aggiungi elemento di... Qui vedo una panoramica, seleziona il mais. Ok, il mais dov'è? Qui, bio, no, non lo voglio, voglio quello normale. Acquistiamo fino a... 50, facciamo, digitiamo, va. Se me lo fa fare 50. In questo modo i tuoi ordini saranno piazzati ma sempre. Ok. Spuntando vendere di sopra D con valore 0. Con valore 0 per vendere tutte le uova che produci. Ah, ok, ok, no, non voglio fare così. Va bene così, no? O no? Sì, questo me lo fa in automatico. Vendere, acquistare fino a 50. Vendere di sopra di 5. Boh. Che altri ordini automatici fino a 50 kg di lupini, grano e soia. Ah, ok, 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 devo continuare così. Ok. No, allora, fatemi fare una roba. Questo lo tolgo. Fino a 50. Aggiungi elemento, faccio lupini. Acquistare fino a... Ok, quello di prima, 50. Lupini, grano e soia. Anche un ordine automatico di vendita per le uova di galline. Ah, diceva le galline. Ok, ok, ok. Infatti ho fatto una... stavo facendo una cavolata. Vendere di sopra a 0. Quindi praticamente noi andiamo nelle operazioni automatiche e aggiungiamo anche uova. Uova. Uovo. Distribuzione a uovo. Vendere di sopra di 0. Ok.
E diceva anche la soia, eh? Quindi aggiungi elemento di soia e vendo acquistare fino a 50. Quindi compriamo, ok, perfetto. Acquisto automaticamente. Va bene, dovrei aver fatto quello che mi serviva. Va bene. Quindi? Ora crei altri ordini automatici fino a 50, di 50 kg di lupini. Una gallina. Per vendere tutte le uova. Sì, ho fatto. E adesso? Ma dovevo farlo qua? No, scegli risorsa. Grano. Grano. Lupino. E soia. Mettiamo tutto lì dentro, no? Scegli risorsa. Questa. Scegli risorsa. Questa. Ordini risorse magazzino. 50. 50. E 50. Ecco, quello che poi succederà andando avanti, che qua adesso il tutorial devo studiarci un attimino perché non ho ancora capito bene come funziona. Quello che si farà dopo è andare al mercato delle macchine, piazzare i luoghi di costruzione, anzi magari ve lo faccio vedere subito. Usciamo al menu principale, vi faccio vedere così, in modalità libera, come funziona con tutto sbloccato, in modo da... Allora, praticamente, sempre i soliti dipendenti. Nella costruzione, noi abbiamo la possibilità, vabbè, l'edificio dell'apicoltore e tutte le varie cose, abbiamo il garage o il parcheggio dove si possono piazzare i mezzi. Quindi praticamente noi andremo a piazzare i mezzi e poi andremo al mercato delle cose, degli strumenti, insomma, da lavoro, dove potremo acquistare il trattore per il frutteto, la trinciatrice, mititrebbia, cose varie e le varie cose. E vedete che non li possiamo andare a piazzare, in questo caso non abbiamo elettricità nell'edificio, non li possiamo mettere, ma nel caso in cui avessimo tutto, fossimo a posto, avremmo i trattori lì. I nostri dipendenti uscirebbero, li andrebbero a prendere e inizierebbero la coltivazione molto più rapidamente. Andando avanti con la costruzione avremo modo anche di pianificare delle officine. E vabbè, in questo caso sono bonus, tipo la clinica veterinaria, l'officina meccanica, quindi spendiamo un botto, ma abbiamo al costo di manutenzione definito, abbiamo la riparazione gratuita, così come la cura agli animali malati. Pompe di carburante per rifornire i nostri mezzi, perché c'è anche quello, hanno bisogno del pieno, insomma, di carburante. Ma potremmo fare anche edifici di logistica, quindi per gestire le varie merci, letami, liquami e cose varie, ma anche la produzione. Quindi qua avremo modo di piazzare un mulino, un affumicatoio, un mattatoio, latte e andremo poi a creare la nostra catena di vendita e così fattureremo dei soldi e non andremo in fallimento, insomma, seguendo anche gli andamenti del mercato. Questo a grandi linee è quello che è questo titolo, Farm Manager World. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ho dovuto farvi vedere al volo anche il discorso dei mezzi perché il tutorial ci metteva un po' troppo ad arrivarci. Spero vi sia piaciuto. Se non conoscevate gli altri due titoli, Farm Manager 2018 e 2021, questo è assolutamente il titolo che fa per voi se il gioco vi piace. Se avete già acquistato gli altri due, non lo so, onestamente, essendo anche un early access, non so dirvi quanto onestamente vi convenga. Fatemi sapere che cosa ne pensate comunque qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!